Buonasera, potete prendere posto anche dietro. Se servono sedie chiedete pure, ne abbiamo ancora qua una riga, ci sta, direi. L'ho detto diverse volte, ma siccome c'è sempre gente nuova oggi, benvenuti alla prima edizione della piccola fiera del libro e dell'arte. Questa iniziativa promossa dal comune, dall'amministrazione di Morsano Tagliamento, patrocinata dalla provincia, abbiamo qui anche il piacere di avere con noi l'assessore regionale Elio De Anna, che è venuto a fare un saluto, è un po' di corsa quindi farà un saluto, ma è veramente un piacere averlo con noi in una manifestazione che per noi è veramente importante, perché è una manifestazione che mette il comune di Morsano per oggi tra i protagonisti, almeno in questi giorni, della cultura oltre che della provincia, anche extra provinciale, quindi per noi, per me come sindaco, ma anche in particolare come morsanese, è veramente un piacere. Poi vedere la sala così gremita, l'ho ringraziato già, lo presento dopo, ma l'ho già ringraziato, è veramente un piacere. Questa manifestazione ha la finalità di promuovere, grazie al territorio, la cultura e promuovere attraverso la cultura il nostro territorio, il territorio di Morsano. E non so se lo sapete, se avete visto dai volantini, dalla pubblicità, oltre alle presentazioni, alla fiera del libro, alle presentazioni degli autori, ci sono delle mostre, una mostra diffusa di vari artisti emergenti, più e meno emergenti, nelle varie attività commerciali fino alla sala mostra che è sita nella sede del municipio di Morsano. Quindi se vi capita di passare anche domani potete visitare anche la mostra. Non rubo altro tempo, faccio fare un saluto all'assessore, così mi permetto di andare. Grazie. Signor Sindaco, caro Deviz, carissime amiche, cari amici, grazie dell'invito. Cercherò di essere il più breve possibile per dare spazio all'autore di questo interessantissimo libro. E mi scuso, ma è una giornata lunga anche per me e devo rientrare a casa perché non ho nessuno. E non ho una buona situazione a casa, qualcuno di voi lo sa. E una semplice riflessione che viene stimolata da questa prima fiera del libro, che vede la nostra provincia molto attiva. Stiamo costruendo un percorso culturale rispetto alla regione che ci vede impegnati in quella che è una gara per cercare di vincere la candidatura di Venezia a capitale europea della cultura nel 2019. È una vera e propria competizione che non è facile vincere, perché Venezia sembra essere una capitale senza bisogno di niente, ma è una competizione europea dove ci sono 26 città italiane, tra cui Torino, Firenze, Macerata, Palermo, insomma Genova e anche Venezia, che però porta lo spirito di una cultura diffusa del territorio. Si parla di una candidatura metropolitana, quindi la nostra regione porta in questa candidatura qualcosa che deve essere di innovativo, perché l'Europa, che poi deciderà le sorti della candidatura, non guarda a quello che già c'è nel territorio, cioè la candidatura deve portare qualcosa di innovativo che poi diventi sostenibile nel tempo. La sfida di questa piccola fiera del libro è capire se nel tempo diventa sostenibile, perché se si fa un anno, due anni e poi muore perché non c'è la sostenibilità, il progetto, come so dire, si affievolisce. E allora noi nel territorio pordenonese, che non è una finestra del Friuli Venezia Giulia verso il Veneto, ma è proprio una vera porta del Veneto che entra nel Friuli, quella mite l'Europa, alla città di Pordenone, il territorio di Pordenone, è stata dedicata l'attenzione per l'editoria. È facile pensare, insomma, legando la Pordenone Legge a una manifestazione che coinvolge ormai 110.000 persone, per cui dico, è altrettanto vero che poi, usando quel termine che si chiama contaminazione, nel territorio nascono iniziative come queste, che però hanno, come diceva il sindaco, un ruolo significativo per un territorio. Io ricordo, insomma, anche con la tua precedente sindaco, il percorso che è stato fatto
per cercare di portare un paese che aveva un'economia prevalentemente agricola verso un'attività di sviluppo, penso soprattutto alle donne, in un percorso di pari opportunità che presuppone lavoro, che non può essere solo il lavoro dei campi. E quindi vedere questa iniziativa, che è piccola ma bella, che coinvolge gli editori, che poi possono anche vendere, quindi sono particolarmente impegnati, è un'iniziativa che va sostenuta e incoraggiata. La seconda cosa, e termino, lo sentirete poi dall'autore, mi ricorda quando giocavo a Rovigo con un pallone ovale, tanti anni fa, c'era questa società di ragazzi che si avvicinavano al rugby di un quartiere di Rovigo, non so se qualcuno di voi abita da quelle parti, che erano i ragazzi di San Bortolo. Io ero un giovane studente di medicina che è arrivato a Rovigo perché si è fermato un giorno del rapido, che io credevo fosse Ferrara, invece era Rovigo, poi mi sono fermato lì. L'aspirazione di questi ragazzi nel gioco, che è costituito per loro una sorta di passaporto verso il riscatto sociale, perché erano mezzi mariuoli più delle volte, e ricordo che all'inizio l'aspettativa di questi ragazzi per risalire nella scala sociale era quella di andare a fare il bidello, il fattorino di banca. Poi c'è stata una seconda generazione di ragazzi e hanno cominciato ad esserci dei giocatori che contemporaneamente avevano un lavoro non più come fattorino di banca ma come impiegato di banca. Pensate agli anni 70, io ho giocato dal 72 all'83, negli anni 70 essere impiegato di banca, io credo che oggi era come. Uno di questi ragazzi, che non citerò, ma è uno che è stato poi un grandissimo giocatore italiano, ha avuto il coraggio di attuare un break, cioè si è licenziato da impiegato di banca e ha cercato un'avventura per vivere. A differenza di te, però, la sua avventura non è finita bene, nel senso che è un ragazzo che oggi è un uomo maturo, 10 anni meno di me, 10-12 anni, ha qualche criticità nella vita, nel senso che non è riuscito a realizzare il suo progetto, il suo percorso. Mi pare di capire dal tuo libro che tu il tuo percorso lo hai trovato e soprattutto hai trovato una serenità interiore, che è la cosa migliore, credimi. Trovare una serenità interiore e la realizzazione del proprio percorso insieme ad altri, io credo che sia la cosa che in questo momento della società tutti quanti pensano di riuscire a realizzare o perlomeno a trovare, e non è una cosa facile. Scusate se sono stato un po' troppo lungo, vi auguro buon proseguimento di serata a tutti quanti, buonasera. Grazie professore. E adesso presentiamo l'autore di questa serata ufficialmente. A presentare il suo libro Pecora Nera abbiamo Davis Bonanni. Credo che in un periodo difficile come quello che si sta attraversando adesso, con l'industria e l'economia in crisi, leggere il titolo Come essere felici con 200 euro al mese può creare curiosità, può creare fastidio quasi, no? Dici, raccontaci un po' come mai questa tua scelta. Okay. Sente? Prova. Okay. Si sente? Ok, adesso si sente. Ma cominciamo da questa fascetta che è stata messa sul libro, forse a posteriori, magari mio malgrado, perché è stata una scelta, diciamo, più di marketing, più per colpire l'immaginario, perché tolta questa fascetta sarebbe rimasto un ragazzo che ha scelto di vivere nella natura, che difficilmente è interpretabile con
una cifra e un immaginario, no? Mentre come essere felici con 200 euro al mese colpisce molto l'immaginario. A me un giorno piacerà di fare un piccolo sondaggio se dà più scandalo il primo pezzo della frase, cioè come essere felici, no? Nel senso che fa strano essere felici in un momento in cui si parla di crisi e sembra che la felicità sia qualcosa di irraggiungibile, oppure la seconda parte con 200 euro al mese. Però per raccontare questa esperienza che va molto al di là della cifra dei 200 euro al mese, che contiene proprio un percorso di vita alla ricerca di un modo, insomma, per vivere nella mia montagna, partirei forse un po' dalle altre domande. Appunto, volevo chiedere, la tua scelta di cambio totale di stile di vita è dovuto più appunto a voler evadere da quello che è lo stress della quotidianità o quello di vivere proprio a contatto vero con la natura? Ma la mia scelta è nata da molto lontano. Io adesso ho quasi 28 anni e sono venuto a conoscenza, insomma, delle realtà degli ecovillaggi e dei temi della decrescita quando frequentavo ancora la scuola superiore. Da un articolo su una rivista scientifica proprio mi sono trovato davanti a un certo punto, me lo ricordo, ce l'ho ancora bene in mente questo articolo, che recitava come ottenere l'autosufficienza alimentare per una famiglia di 4 persone, e a contorno di questo articolo c'era un'immagine con una fattoria, diciamo vecchio stile, con elementi di modernità quali i pannelli solari per le energie rinnovabili. Da qui ho cominciato a interessarmi delle tematiche legate agli ecovillaggi. Ecco, cosa sono gli ecovillaggi, magari per chi non lo sa? Gli ecovillaggi, appunto, eco nel senso di ecologico e villaggio nel senso di gruppo di persone. Allora, ecologico nel senso di persone che si ritrovano a fare qualcosa per ridurre la propria impronta ecologica, che possono essere il fatto di tenere un orto per l'autoproduzione alimentare, ai piccoli lavori di artigianato, al fatto di adottare le energie alternative, di avere l'impianto per l'energia elettrica con i pannelli fotovoltaici. Quindi tutto questo genere di attività qua fatta a livello di villaggio, nel senso a livello di persone che uniscono, intersecano, diciamo, le loro vite in una comunità che può essere localizzata oppure distribuita, nell'intento appunto principale di ridurre la propria impronta ecologica e creare, diciamo, un modo diverso di stare assieme, di vivere assieme. Quindi io sono partito da questa considerazione qua, non sono partito con l'idea di vivere con 200 euro al mese, questa è poi stata una conseguenza. E nel mio libro infatti poi non è nominata questa cifra qua, è stata la conseguenza appunto di un percorso di decrescita incentrato sul saper fare e sul saper fare a meno. Quindi più che una fuga, questa domanda mi viene rivolta spesso, perché io mi sono licenziato poi 4 anni fa, cioè ho lavorato 5 anni come tecnico informatico e poi alla fine mi sono licenziato per, diciamo, fare il contadino di ritorno. È un po' magari anche riduttivo per descrivere il mio stile di vita, però diciamo per fare il contadino di ritorno a tempo pieno. E non è stata appunto una fuga, nel senso una fuga dallo stress. Il lavoro che facevo mi piaceva, era quello per cui avevo studiato, solo che sentivo di aver bisogno di fare altro. Quindi dopo, appunto, dalla scuola all'aver cominciato a lavorare, ho cominciato a fare, diciamo, il mio percorso anche in agricoltura per il primo orto, per imparare, per anche mettere alla prova, cioè, quelli che erano i miei ideali. A un certo punto la passione